Concessionaria L'Auto, a Montagna in Valtellina. Conferme e novità per la 22esima edizione di Morvegno in Cantina, l'appuntamento autunnale con le eccellenze enologiche e gastronomiche valtellinesi, che si aprirà ufficialmente sabato 30 settembre, da quest'anno affidato al Consorzio Turistico di Morvegno. Per 3 weekend consecutivi, le suggestive cantine dell'antico centro storico della città apriranno le porte ai tanti visitatori, ben 18.000 alla passata edizione, che puntualmente giungono in occasione dell'evento che quest'anno vuole avvicinarsi proprio a tutti. Accanto ai rodati percorsi oro, rosso, giallo e verde, l'edizione 2017 propone un format dedicato a famiglie e giovanissimi. Ci sarà infatti la possibilità di scegliere dei pass ridotti o gratuiti, fra questi il Pass Kids, dedicato ai più piccoli, dai 5-10 anni compresi, accompagnati da un genitore, completamente gratuito e comprensivo di tasca con bottiglietta d'acqua. E il Pass Teenager, per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni a prezzo ridotto, a seconda del percorso scelto dal genitore, e comprenderà anch'esso una tasca con bottiglietta d'acqua. Un'attenzione particolare sarà attribuita anche alla sicurezza con il Pass Driver, uno speciale ingresso riservato ai maggiorenni accompagnatori, astemi oppure guidatori. Sarà a prezzo ridotto a seconda del percorso scelto e comprenderà, come i precedenti, una tasca con bottiglietta d'acqua. Focus anche sulla sicurezza. Sarà infatti distribuito uno speciale vademecum volto a sensibilizzare gli avventori rispetto al consumo e abuso d'alcol. Durante la manifestazione saranno inoltre predisposte in diversi punti della città delle postazioni dove poter effettuare gratuitamente il test di tasso alcolemico. Confermata la partnership stipulata con la giovane startup Ello Ugo, particolarmente apprezzata dai giovani e che permetterà di prenotare un servizio di guidatore sostitutivo ad una tariffa convenzionata. In ciascuno dei 4 itinerari previsti in città sono inoltre garantite le presenze dell'Associazione Italiana Sommelier e Consorzio Tutela Vini di Valtellina, che cureranno nei minimi dettagli la proposta enologica con il prezioso aiuto dei volontari. I percorsi saranno aperti il sabato dalle 14.30 alle 22.30 e domenica dalle 12 alle 19. Solo per il 6 ottobre, il cosiddetto venerdì dei morvegnesi, il percorso rosso sarà attivo dalle 18 alle 23, al fine di permettere ai residenti e avventori locali di godersi una manifestazione con maggiore tranquillità rispetto agli altri fine settimana. Per info e prevendita dei ticket, www.morvegnoincantina.it.